Libanon, reportage nel cuore della resistenza libanese. È in uscita in tutte le librerie il racconto di un gruppo di giornalisti entrati per la prima volta nella casa del Partito di Dio, gli Hezbollah. Il progetto è nato grazie alla collaborazione di tutti gli inviati delle diverse testate giornalistiche. È nato al termine di una missione umanitaria che ha visto la partecipazione di alcuni giornalisti, di un gruppo di giornalisti provenienti da varie parti d'Italia. E ognuno lì ha fatto il proprio lavoro per le proprie testate, raccontando ciò che vedeva. Noi abbiamo raccontato una realtà particolare, che è quella di Hezbollah, del mondo sciita in Libano, e siamo andati lì anche per partecipare, unici giornalisti diciamo occidentali tra virgolette, unici giornalisti ospiti per partecipare alla festa della liberazione del Libano. Il libro racconta le scottanti tematiche del Medio Oriente, soffermandosi in particolar modo sugli Hezbollah, il partito di Dio, di chiara ispirazione sciita, capace ancora di seminare paura, nonostante il ruolo predominante ricoperto nella pacificazione del paese. Hezbollah è stato l'artefice di questa liberazione, l'artefice di questo momento importante che ha portato finalmente il Libano ad uscire da quello stato, da uno stato di guerra ed uno stato di occupazione di un paese straniero. Hezbollah ha fatto fondamentalmente una guerra per cacciare via gli israeliani dal territorio libanese. Dopo che ha fatto questa guerra, ha tenuto in piedi un meccanismo di pressione. Diciamo che è un meccanismo di pressione di carattere politico e di carattere anche militare, nel senso che ancora oggi Hezbollah mantiene le sue postazioni militari, anche se si sono ridotte rispetto alla presenza del passato. Ma Hezbollah ha fatto un passo avanti, ha pensato di poter entrare nel sistema del governo libanese e ha partecipato per la prima volta l'anno scorso al governo libanese esprimendo alcuni ministri, ma soprattutto ha una concezione più avanzata. Nell'incontro che è stato fatto, al quale abbiamo partecipato a Bel, appunto nel sud del Libano, il leader di Hezbollah Nasrallah ha aperto una finestra al superamento dello stato confessionale libanese. Oggi il Libano si governa sulla presenza nel Parlamento di 18 confessioni religiose e quindi è uno stato che ha un governo prettamente confessionale. Nasrallah ha detto: bisogna dare una risposta ai giovani che stanno chiedendo le riforme anche in Libano. Questi giovani hanno diritto a vivere in uno stato laico.